Salve, buongiorno. Oggi inizierò a raccontarvi di questo libro dove ho trascritto le nozioni tecniche per poter fare una buona pizza, nonché il pizzaiolo. Io sono l'autore di questo libro, Nicola Salvatore, pizzaiolo professionista dal 1998. E cerco, per quel che mi è possibile, di aiutare giovani e meno giovani nel sviluppare le conoscenze necessarie per realizzare una buona pizza, nonché per realizzarsi come pizzaioli professionisti. Cerco di aiutare anche titolari o aspiranti titolari di pizzerie. E quindi chi vuole seguirmi sulle mie pagine Facebook, sui miei siti, il mio principale nicolasalvatore.com, nonché pizzability.it, che è il sito specifico del mio libro, dove potrete trovare tutto quello che c'è da sapere sulla professione di pizzaiolo che nessuno vuole farvi sapere. Ho già avuto modo di raccontarvi un po' anticiparvi quelli che sono i contenuti del libro, per cui adesso insomma inizierò un po' a raccontarvelo, a leggerlo, dei tratti a mo' di audiolibro, a partire proprio dall'introduzione del libro, dove recito questa frase. La pizza è un prodotto estremamente semplice, ma talvolta difficile da fare bene, perché semplice non è sinonimo di facile. Nel libro, come ho detto, illustrerò tutte le dinamiche di base necessarie a realizzare una buona pizza, principalmente per uso professionale, ma anche per chi vuole avere le conoscenze fondamentali per produrre una buona pizza fatta in casa e renderle il più semplice possibile. Questo libro è stato il frutto di 5 anni di scrittura di articoli del mio blog nicolasalvatore.com, dove vi potrete ritrovare in buona parte i materiali presenti nel libro, più o meno simili, però magari da un lato nel sito, nel blog sono approfondite alcune tematiche, nel libro altre. Quindi il tutto, sito, libro e blog, è frutto della mia ultra ventennale esperienza come pizzaiolo, sia anche con l'esperienza nell'insegnamento per i corsi per aspiranti pizzaioli e delle mie consulenze per pizzerie. Il libro si divide sostanzialmente in 4 parti. In coda al libro ci sarà anche una conclusione che conterrà l'invito ad andare ben oltre questo testo. Nella prima parte vi racconto di quel fatidico 9 agosto 1998, quando dopo 20 anni di esperienze nel mondo dell'estrazione mi sono ritrovato a fare pizza. Le mie precedenti esperienze nell'estrazione erano come maître, sommelier, assaggiatore di vini, oli, formaggi, eccetera. E poi un bel momento, insomma, poi come vi racconterò più in dettaglio, in questo posto dove facevo il direttore mi sono ritrovato, insomma, a schiacciare pizza. Nella seconda parte del libro c'è la ciccia, un po' come si dice, del libro, ovvero tutta la parte didattica che può guidarvi a costruire il vostro progetto pizza dalla A alla Z, nonché diversi aspetti che riguardano la pizza e l'Abruzzo. Ovviamente tratterò in maniera approfondita, viene trattato in maniera approfondita le farine, gli ingredienti che compongono l'impasto e quelli principali per la farcitura, per arrivare fino alla cottura e al servizio della pizza. Nella terza e quarta parte del libro ci saranno altri approfondimenti, sia sulle farine che sulle farciture, nonché una serie di piccole ricette, da quelle storiche abruzzesi a quelle più
più classiche o contemporanee, ex gourmet, come si dice. E quindi questo, diciamo così, a grande linea è quello che tratta nell'introduzione del libro, dove vi riporto due massime che porto qui, riscritte ancora, dove un insegnante colpisce per l'eternità e non si può mai dire dove la sua influenza si ferma. Henry Brooks Adams. E nel caso comunque in cui vorreste espormi le vostre opinioni inerentemente agli argomenti trattati o suggerirmene altri, c'è il riferimento nel sito che metterò anche qui a margine di questo video, il mio contatto sul mio sito nonché su quello del libro. Inoltre tengo a precisare che nel libro non ho la pretesa di insegnarvi nulla più di quanto io non abbia sperimentato e stia sperimentando sulla mia pelle, direttamente sul campo. Per cui, arrivato a questo punto, vi lascio a scoprire rimanente parte del libro, augurandovi un buon viaggio, poiché non c'è niente di più bello dell'istante che precede il viaggio, l'istante in cui l'orizzonte del domani viene a renderci visita e a raccontarci le sue promesse, una frase di Milan Kundera. Io termino qui questa prima parte del video in cui inizio a raccontarvi ufficialmente il mio libro Pizzability.it, che è in vendita su Amazon perché è stato comunque autopubblicato da lì, ma lo potete richiedere ad un prezzo speciale con uno sconto del 50% direttamente sul mio sito blog e sarà mia cura, premura e piacere spedirvelo direttamente a casa vostra. E se gradite continuare a seguirmi e ad ascoltare quello che vi racconterò, vi leggerò di questo libro, seguitemi. Iscrivetevi a questa pagina, iscrivetevi ai miei canali che metterò in descrizione al video e vi lascio una buona giornata, una buona pizza per tutti. Dall'Abruzzo con amore, Nicola Salvatore è tutto. Arrivederci, a presto. Ciao.